Buongiorno e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Cinformi News. Ha ricevuto il via libera dal Consiglio dei Ministri il secondo pacchetto sicurezza presentato dal Ministro dell'Interno Maroni, che contiene tra l'altro misure riguardanti l'allontanamento coatto dei cittadini comunitari e la possibilità di rimpatrio per prostitute in strada. Il pacchetto è articolato in due distinti provvedimenti, un decreto legge e un disegno di legge. In particolare, il governo ha introdotto una sanzione che rappresenta un invito ad allontanarsi per i cittadini comunitari che risiedono stabilmente oltre 90 giorni senza avere un lavoro, un reddito e un'idonea abitazione. Se questo invito non viene rispettato, afferma il ministro dell'Interno Maroni, è prevista l'espulsione dei cittadini comunitari per motivi di ordine pubblico. Nelle stalle dove si munge il latte per il parmigiano reggiano, quasi un lavoratore su tre è indiano, mentre in Abruzzo il 90% dei pastori è macedone. Ma i lavoratori migrati sono fra i protagonisti, ad esempio, anche della raccolta delle mele della Val di Non, della produzione del prosciutto di Parma, delle mozzarella di bufala e della raccolta delle uve destinate al Brunello di Montalcino. I dati arrivano dalla Coldiretti, che ricorda come in agricoltura vi siano circa 95.000 rapporti di lavoro con cittadini non comunitari. Le nazionalità maggiormente rappresentate sono quelle albanese, marocchina, indiana e tunisina. Circa 2 milioni e mezzo di euro sono stati stanziati per la promozione del rimpatrio volontario assistito. Si tratta di denaro del Fondo Europeo per i Rimpatri gestito dal Ministro dell'Interno nell'ambito del programma annuale 2010. In particolare, il Ministro ha adottato 5 avvisi pubblici per la selezione dei progetti che potranno beneficiare dello stanziamento. Il decreto di adozione degli avvisi, nonché il decreto di ripartizione delle risorse del fondo, saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. I soggetti proponenti dovranno presentare i progetti con procedura telematica tra il 1 dicembre 2010 e il 31 gennaio 2011. Maggiori dettagli sul sito www.interno.it. Fortezza Europa, il confine del diritto di asilo, è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'associazione Limen in collaborazione con Cinformi, Centro Stalli e Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto. L'evento si svolgerà nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 novembre a Trento. L'attuale scenario geopolitico, con particolare riferimento al teatro del Mediterraneo, affermano i promotori, impone una riflessione sulle reali possibilità di godere del diritto di asilo previsto dall'ordinamento internazionale. Maggiori dettagli sull'iniziativa sono disponibili sul sito www.cinformi.it. Anche per oggi è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.